Se crediamo nel Dio della sofferenza e della morte, ci comportiamo in un modo. Se crediamo nel Dio della vita, della guarigione, della resurrezione dei morti, ci comportiamo in un modo totalmente diverso. Guardate, in certi brani del Vangelo che sono così illuminanti. Quando Gesù guarì il cieco che chiedeva la carità sulla via di Gerico, quello era nato cieco. Mettiamo che ci avesse avuto 40 anni. Quello per 40 anni aveva sempre desiderato, sperato di poter un giorno vedere. Non ha mai smesso, non si è mai rassegnato a dire: beh, sono cieco, non si può fare niente, mi tengo la cecità. Lui ha sempre sperato di vedere, anche se la cosa era umanamente impossibile che avvenisse. E siccome lui ha sperato questo, quando quel giorno passò quel tale Gesù di Nazareth, profeta della Galilea, non si è fatto sfuggire l'occasione. Gesù abbi pietà di me. Non penso che era l'unico cieco in quella parte, in quella via. Lui guarito, gli altri no. Perché ha sperato, perché dentro si è rimasto vivo, perché non si è rassegnato ad essere sconfitto dal male. Lui ha combattuto per la vita e l'ha ottenuta. Sapete che l'autore di Lettera ai Ebrei dice che Gesù Cristo sulla croce è diventato l'autore della fede. Più che Abramo quando sacrificò il figlio Isacco sul Monte Moria. Perché Gesù Cristo sulla croce, morendo per amore, ha creduto che il Padre non avrebbe abbandonato nella morte. Che il Padre suo è un Dio di vita e quindi che se gli aveva fatto prendere addosso la morte era per un motivo solo, per sconfiggerla, non per fargli prendere addosso per il resto dell'eternità, per sconfiggerla. Ha creduto questo risorto dai morti. Cosa crediamo noi? Come siamo nei confronti delle battaglie della nostra vita? Siamo dei perdenti o siamo dei vincenti? Siamo rassegnati e abbiamo perso le speranze o siamo combattenti pieni di fede nel Signore che Lui vincerà in noi, attraverso di noi, sulle persone alle quali noi vogliamo bene. Quale male è più potente di Gesù Cristo? Quale malattia è per Lui inguaribile? Quale peccatore per Lui è inconvertibile? Quale disastro economico per lui non si può riparare? Può tutto Dio, nulla è impossibile a lui. E se questo è così, mettiamolo in pratica. Crediamo, tocchiamo con mano potente di Dio per noi. Ci alziamo in piedi. State tranquilli che il Signore conosce benissimo la situazione di ciascuno di voi, di noi, prete compreso. Sa in quali storie ci troviamo a livello fisico, a livello familiare, a livello di peccati o santità interiore, se siamo schiavi dei vizi o non lo siamo. La povertà non è una cosa economica, di soldi. Non è una cosa che viene da Dio, l'ha creato il peccato del mondo. Ma Dio, anche lì, interviene come Salvatore. Ricordiamo le parole della Madonna Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote e ha ricolmato di bene gli affamati. Questo fa Dio, fa giustizia già in questo mondo. Immaginatevi ai tempi dell'impero romano, quando l'imperatore si sceglieva uno dei 20 e più eserciti che aveva sparsi per il suo immenso impero, il più grande della storia, le legioni, eserciti invincibili. Che gloria, che potenza l'impero romano! Chi poteva sconfiggerlo? E ci sono quattro cialtroni
di cristiani, una setta, qualche cosa da spegnere, perché era un danno per l'impero avere questi lazzaroni. Allora giù persecuzioni, o tu riconosci l'imperatore come tuo Dio, oppure sei morto, prima ti faccio torturare, poi ti faccio sbranare delle belve al Colosseo. E quali sono fatti sbranare delle belve al Colosseo, dopo essere stati torturati? Beh, di questo grande impero invincibile restano poche pietre diroccate. Il cristianesimo non è stato soffocato dalle persecuzioni, è venuto più forte, più solido e si è moltiplicato nel mondo. Questa è la potenza di Dio. Allora preghiamo perché il Signore prenda possesso della nostra vita, vinca sui nostri guai. È allora che noi, popolo di Dio, riprendiamo la fede, crediamo in Cristo Gesù, cominciamo a diventare credenti non solo del Venerdì Santo, non solo di questo, ma anche e soprattutto della risurrezione dei morti, della domenica di Pasqua. E la domenica di Pasqua si comincia a vivere giorno per giorno, situazione per situazione, prova per prova. E ognuno poi potrà testimoniare al prossimo, al momento in cui questo serve, quello che ha fatto Dio per noi, nella sua misericordia, nella sua potenza, nel suo grande amore. Ecco, adesso andiamo a pregare. La preghiera non è che io, Don Marco, sostituisco la preghiera di tutti quanti voi per chiedere al Signore la grazia. No, ognuno prega chiedendo al Signore la sua grazia e quella per tutti gli altri. Quindi il rapporto non è Don Marco Cristo, è voi Cristo direttamente. Mettete da parte in questa preghiera. Chiediamo a Lui la grazia di cui abbiamo bisogno, di sconfiggere il male, qualunque esso sia, di mostrarsi come il risorto, il vincitore sulla nostra storia, di manifestare con la potenza dello Spirito Santo la vittoria di Pasqua che ha ricevuto il Signore Gesù Cristo, la notte del Sabato Santo, il premio per il suo amore pagato col sangue. Cominciamo. Guardate caratteristica, questa chiesa Gesù non ha la corona di spine ma una corona umana. La corona sua è di spine, però il potere è quello lì, il potere del re. Signore, ti preghiamo, tu conosci ogni persona qui presente, tu conosci le persone per le quali ti stiamo pregando, malati a casa, nei letti degli ospedali, tu conosci le persone connesse ad internet adesso che stanno pregando dalla casa propria insieme con noi, conosci la storia, la croce di ciascuno di noi, conosci quelle cose che il maligno ci ha messo addosso attraverso persone cattive per impedire il nostro cammino, il cammino dell'amore. Ma noi, Signore, proprio per amore ti chiediamo, guariscici da ogni malattia, liberaci da ogni catena del male, convertici da ogni peccato, vizio, salva la nostra famiglia, perché l'amore coniugale vinca su tutti i pretesti e lo spirito di divisione che continuamente il maligno e il mondo di oggi mette per distruggere quella magnifica realtà che si chiama la famiglia. L'amore coniugale, marito e moglie, genitori e figli. Sconfiggi, Signore, la triste realtà della povertà,
perché ognuno abbia il necessario per vivere e per avere in questo mondo una vita dignitosa. Signore, ti preghiamo. Ora faremo un momento di silenzio e ognuno metterà nelle tue mani, deporrà nel tuo cuore misericordioso la sua richiesta, la richiesta del miracolo di cui ha bisogno. Signore Gesù, invocheremo ora su tutte queste richieste di preghiera, su tutte le persone bisognose del tuo intervento diretto e della tua grazia, la potente dello Spirito Santo. E dopo di questo sui malati, l'unzione con quest'olio benedetto. Signore, ti preghiamo. Fa scendere il tuo Santo Spirito su ogni persona qui presente e su tutte le persone care per le quali stiamo pregando.
Spirito del Signore Gesù, tu sei la potenza dell'Altissimo, cioè colui che realizza i miracoli. Lo sappiamo da quello che hai fatto sulla Madonna, perché uno dei più grandi miracoli della storia si potesse realizzare l'incarnazione del Figlio di Dio. Tu hai lavorato, Spirito Santo. Lo Spirito di Dio scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Vieni, o potenza dell'Altissimo, fa a ciascuno il potente miracolo di cui ha bisogno. Vieni, Spirito di Dio. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Plasmaci, riempici, riscici, Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, tu puoi guarire i tumori, tu puoi rendere le coppie sterili feconde, tu puoi riconciliare i coniugi che hanno infranto la loro unione sacramentale e fa tornare ad essere la coppia più unita e più meravigliosa di prima. Tu puoi convertire e fare rinascere a nuova vita ogni peccatore che ha giocato la propria esistenza su regni diversi che non il tuo regno, il regno dell'amore. Vieni, Santo Spirito. Defondi in noi, Padre, fondi in noi lo Spirito d'amore. Padre, Padre, fondi in noi lo Spirito d'amore. Gesù è fondi in noi. Gesù è lo Spirito d'amore.
Vieni, Santo Spirito. Ti preghiamo, vieni in questo momento. Il cieco che era seduto sulla via di Gerico a chiedere la carità non aspettò 3 settimane per essere vedente, ma fu guarito in quel momento stesso. Il lebbroso aveva fatto tutto quel cammino, strascicandosi il suo corpo rovinato dalla malattia. Non dovette aspettare un altro mese per poter essere guarito, perché tu comandasti: lo voglio, sii guarito. Fa così, Signore, ti preghiamo, per questa assemblea. Guarisci ora, dona la grazia ora a ogni persona che ne ha bisogno.